Alcuni di voi si è domandato, si domanda com'è la casa del Papa, dove abita il Papa. Il Papa abita qui dietro, a casa Santa Marta. È una casa grande dove abitano una quarantina di sacerdoti, alcuni vescovi, che con me lavoriamo in curia. E anche sono ospiti di passaggio, cardinali, vescovi, laici, che vengono a Roma per gli incontri nei dicasteri e queste cose. E c'è un gruppo di uomini e donne che portano avanti i lavori della casa, sia nella pulizia, nella cucina, nella sala da pranzo. E questo gruppo di uomini e donne sono parte della nostra famiglia, formano una famiglia, non sono dipendenti lontani, no, noi li vogliamo come della nostra famiglia. E vorrei dirvi che oggi il Papa è un po' triste perché ieri è mancata una signora che ci aiuta tanto, da anni, anche il suo marito lavora qui con noi in questa casa, dopo una lunga malattia il Signore l'ha chiamata a sé, si chiama Elvira. E io vi invito oggi a fare due opere di misericordia, pregare per i defunti e consolare gli afflitti. E vi invito a pregare un'Ave Maria per la pace eterna e la gioia eterna della Signora Elvira e perché il Signore consoli il suo marito e i suoi figli.